Ecco, quindi questi anni sono stati definiti periodo romano per quello, perché lui tra il 56, tra il gennaio del 56 e il 65 ha frequentato Roma come docente universitario. Ecco, lui non si è mai trasferito, lui ha sempre mantenuto la sua residenza a Firenze, perché comunque insegnava, aveva concentrato le sue ore di insegnamento in quei 3-4 giorni la settimana e preferiva viaggiare e in quei 3-4 giorni alloggiare al Santa Chiara, che era un hotel, piuttosto un hotel, una locanda, piuttosto a quei tempi era piuttosto, come dire, modesta, e lui ha preferito alloggiare lì, preferiva alloggiare lì e viaggiare tra Firenze e Roma. Senza mai cambiare residenza. Però questo periodo è definito romano proprio per la cattedra di Roma, che ha avuto una grandissima poi storia per ciò che riguarda l'egittologia come studio universitario a livello italiano. Tant'è vero che dopo lo zio, come dicevamo prima, è venuto il Donadoni, sono venuti dei grandissimi altri egittologi dopo di lui, tra cui piace ricordare anche Alessandro Roccati, che è stato allievo del mio antenato ed è comunque ancora oggi uno dei più grandi egittologi viventi. Questo periodo romano, in questo periodo romano, ci sono molte, molte altre, se vogliamo, peculiarità di grande rilievo per ciò che riguarda la vita del nostro Giuseppe Botti. Diciamo, una di queste è la sua affermazione sotto quello che è stato un po', come dire, un aspetto del tutto particolare, perché lui ha curato, oltre ad essersi interessato, giustamente essendo a Firenze, alla sezione Egizia di Firenze, ad essersi interessato della collezione fiorentina, dei papiri conservati tenuti lì a Firenze provenienti da Teptunis, oltre a quello, lui si era interessato a diverse altre collezioni egizie presenti sul territorio italiano. E in quegli anni, tra gli anni 50 e gli anni 60, appunto questo periodo definito romano, lui riesce a pubblicare diversi cataloghi molto, ma molto importanti per queste collezioni. Nel 51, ad esempio, il catalogo del Museo Gregoriano Egizio del Vaticano, uno splendido volume, tra l'altro anche a livello tipografico ed editoriale, e un altro catalogo molto importante è quello di Cortona, il museo della sezione egizia di Cortona, e è un altro che ancora oggi è addirittura utilizzato per gli allievi che fanno parte della scuola papirologica di Parma, è il catalogo della sezione egizia del Museo Archeologico di Parma. Questo periodo romano va quasi a coincidere con la fine della vita dell'esistenza del nostro egittologo. Tant'è vero che lui, dopo che fu messo a riposo dall'insegnamento, vive ancora praticamente 3 anni. Nel 68, nel dicembre del 68, in conseguenza
scompensi cardiaci, in conseguenza probabilmente anche ad una polmonite, il nostro Giuseppe termina la sua esistenza terrena. Termino qui, ci sarebbero tante, tantissime altre cose da dire. In questi anni di ricerche sono uscite tante, tante altre notizie, tanti altri aspetti, grazie ai documenti, grazie alle testimonianze, però ovviamente queste clip sono abbastanza compatte e brevi, perché devono essere solo ed esclusivamente degli assaggi alla portata di tutti, alla portata più che altro della gente comune che non è egittologa o non è, come dire, specialista, ma è curiosa magari sulla vita e sulle opere di questo nostro egittologo che tanta importanza ha avuto sia nel passato più recente, ma anche nell'attualità e ci auguriamo anche per il futuro e per le generazioni a venire. E io mi auguro che in molti possano essere incuriositi anche solo da queste piccole clip, queste poche parole, ma che possano suscitare una curiosità da portare ad essere saziata. Una curiosità che possa portare ad un nuovo approfondimento della vita del nostro egittologo Solano. Grazie a tutti voi.